non era mai successo durante l'episcopato di Monsignor Foresti. 2000 persone in pellegrinaggio a Roma dal Papa. Questa è stata senza dubbio la meta e la finalità, perché i giorni a disposizione non permettevano la men che minima impostazione turistica. I pellegrini sono giunti con una quarantina di pullman in una giornata di tempesta e di pioggia scrosciante. Altri si sono serviti di un volo aereo, andata e ritorno in un giorno, il tutto organizzato a dovere dall'agenzia Brevitur. Pellegrinaggio, dicevamo, e così è stato. Con ordine e processionalmente, i pellegrini sono entrati nella patriarcale basilica di San Pietro. Qui il vescovo Bruno, l'ausiliare Mario Vigilio e molti sacerdoti hanno concelebrato all'altare della cattedra sotto la gloria del Bernini. Il raccoglimento, pur nella maestosità e nell'ampiezza degli spazi, è stato forte, con una carica emotiva e di preghiera non comuni. L'omelia del Vescovo si è incentrata su alcuni aspetti. Paolo VI, gloria della nostra terra, non ha una dimensione solo bresciana. Egli è stato maestro di fede, custodita, vissuta, proclamata e difesa. Paolo VI fu missionario cattolico, ovvero universale, di fede, della quale fu testimone intrepido ed appassionato. La celebrazione animata egregiamente si è svolta in modo solenne, con canti tradizionali e partecipati. A seguire, l'attesa udienza di Giovanni Paolo II. Sotto le ardite volte progettate da Pierluigi Nervi, la gente bresciana ha atteso con emozione il Papa. Nel frattempo, il coro di Inzino ha eseguito splendide canzoni ispirate alla montagna e alla semplicità della nostra gente. Oltre ai due vescovi di Brescia, presenti Monsignor Giambattista Re, sostituto alla Segreteria di Stato, come dire uno dei più intimi collaboratori del Papa, Monsignor Perini, vicario episcopale per la vita consacrata, Monsignor Gianni Capra, prevosto della Cattedrale, e Monsignor Vittorio Formenti, della Segreteria di Stato. In prima fila i segretari di Curia. Naturalmente erano presenti Monsignor Gabriele Filippini, direttore di voce, Don Giuseppe Saia, presidente della stessa testata, Don Italo Uberti, direttore di Radio Voce, il dottor Angelo Onger, direttore di Madre, una rappresentanza della scuola editrice per la rivista Scuola Italiana Moderna, il dottor Giuseppe Camadini, presidente del prestigioso istituto Paolo VI di Brescia. Quando finalmente il Papa arriva in sala, un grande applauso e un commosso grazie si è elevato dalla composta assemblea. Il successore di Pietro appare stanco, preoccupato e affaticato. Sentirsi vicini a Cristo Gesù. Monsignor Foresti pronuncia un indirizzo di saluto al Papa, esponendo le motivazioni della presenza dei numerosi bresciani e ringraziando vivamente del privilegio di questa udienza. E la venerazione per la sua augusta persona, alla quale vogliamo testimoniare obbedienza e amore. Circostanza, benvenuti. Il Papa risponde con un messaggio contenuto nel tempo, ma assai significativo. Ne diamo alcuni stralci. Benvenuti. Motivo del vostro pellegrinaggio è anzitutto di commemorare in stretta comunione con il successore di Pietro 30 anni dell'elezione di Paolo VI al Sommo Pontificato. Paolo VI è stato un autentico dono del Signore alla sua Chiesa e all'intera umanità. Oggi, carissimi, desidero con voi rendere omaggio ad una caratteristica fondamentale dell'intera sua esistenza
del suo magistero, della sua azione pastorale, l'amore profondissimo per la Santa Chiesa. È una testimonianza che, mentre costituisce per tutti una inestimabile eredità, per me ha in più il sapore di indimenticabili esperienze vissute nella stagione del Concilio Ecumenico Vaticano II. Il secondo motivo del vostro pellegrinaggio è il centenario del settimanale diocesano di Brescia, La Voce del Popolo. Per esso Paolo VI ebbe parola di elogio, che oggi mi è caro fare mie, lo chiamò valoroso foglio, umile ma vigoroso mezzo di comunicazione. Ne ricordò la non facile storia, tracciò la strada su cui proseguire restando fedele alla sua ispirazione e aderente alle esigenze ecclesiali e sociali. Vi esprimo il mio apprezzamento per quanto avete fatto e continuate a fare perché il settimanale non soltanto rimanga vitale in situazioni non di rado difficili, ma si qualifichi sempre più per essere strumento di bene autentico. Incoraggio chi nel giornale lavora direttamente, chi lo diffonde, chi lo sostiene, a perseverare nell'impegno. Insieme col settimanale diocesano hanno compiuto da poco un secolo di vita anche altri due periodici, valide espressioni in ambito nazionale della tradizione culturale cattolica bresciana. Sono le riviste Madre, un tempo denominata la Madre Cattolica, e Scuola Italiana Moderna. Anche per esse Paolo VI manifestò attenzione ed apprezzamento. Le due pubblicazioni sono frutto di un movimento cattolico che a Brescia si organizzò nella seconda metà del secolo scorso col contributo di validi laici e sacerdoti, che fu ricco di iniziative di varia natura, volte tutte a sostenere e qualificare la presenza dei cattolici nella società. Che cosa vi è di più attuale, carissimi, in un mondo che s'affaccia sul terzo millennio, dell'impegno per l'educazione delle nuove generazioni e per la promozione della piena ed autentica dignità della donna? Dell'enciclica Mulieris Dignitatem ho ricordato, tra l'altro, che la maternità è legata con la struttura personale dell'essere donna e con la dimensione personale del dono. Vivere responsabilmente la vocazione sponsale e materna significa anche rispondere alla sfida di quelle concezioni che, in nome di una male intesa libertà di autorealizzazione, finiscono per mortificare il valore della maternità e del matrimonio. La rivista Madre, fedele alle intuizioni e ai programmi delle origini, deve difendere e diffondere la verità sull'essere donna, l'essere madre, come la parola di Dio e il Magistero della Chiesa continuano ad annunciare. Alla fine, la parte più commovente. Il Papa scende dal trono e saluta uno ad uno i rappresentanti delle varie attività religiose ed editoriali di Brescia. Così si intrattiene con Don Pasini, che gli consegna in dono un seminario in Pakistan, da costruirsi con il contributo dell'associazione Cuore Amico. Poi è la volta dei segretari di Curia, tra i quali anche il nostro direttore, che ha consegnato al Papa la prima copia del documentario girato dalla nostra troupe a Denver in occasione dell'ottava giornata della gioventù. Caloroso l'incontro con il direttore di Voce del Popolo. Don Gabriele Filippini fa dono al Papa di una medaglia ricordo nel centenario di Voce. Don Italo Berti, con il suo microfono, riesce addirittura a strappare una benedizione per gli ascoltatori di Radio Voce. Poi, in ordine, il dottor Camadini, il personale dell'editrice La Scuola, gli amici di Paolo VI. Infine, in un tripudio di gioia, il Papa passa tra la folla bresciana che esulta e ringrazia.
Sarà difficile dimenticare questi momenti, queste emozioni, questa spiritualità. Mi è sembrata una cosa eccezionale. Sono riuscito a dare la mano al Papa e sono felicissimo. Così bello non me l'aspettavo, è stato stupendo. Poi ho baciato anche la mano al Papa, si figuri lei. Quello di così credo che non si possa vedere, che l'ho visto il Papa a 1,5 metri di distanza. Benissimo, un miliardo da Galamà. Incontro con il Papa per me è stata un'esperienza molto, molto utile per la mia vita. Ma è stato molto significativo per tutti, penso anche per loro. E, niente, non so cosa dire, veramente. Cioè, queste cose poi vengono in seguito, sono riflessioni che, cioè, in questo momento siamo ancora invasati da questi attimi che ci hanno colpito, sia la visione del Papa che tutto l'ambiente. Te lo aspettavi così l'incontro col Papa in modo diverso? Ma no. Meno toccante. Nel pomeriggio rimane un po' di tempo per visitare fino all'imbrunire qualche basilica romana o qualche monumento. La domenica, di buon mattino, i pellegrini riescono a visitare una Roma assonnata sotto il sospirato tiepido sole. La Fontana di Trevi, Trinità dei Monti, il Pantheon, Piazza Navona, un affresco di immagini che tutto il mondo ci invidia. Questa forse l'unica pausa turistica del pellegrinaggio. Alle 11 tutti i gruppi confluiscono in Santa Maria Nuova alla Valicella per la Santa Messa presieduta da Monsignor Re. Il nostro settimanale, lei che è da Roma, come lo vede? Dunque, prima di tutto vorrei dire che è con grande gioia che celebro la giornata delle comunicazioni sociali ricordando il centenario della voce del popolo e ricordando anche un centenario, anche se è superato da qualche anno, di madre. E io conosco la voce del popolo da quando ero piccolino, perché la voce del popolo è sempre arrivata nella mia casa, anzi madre e la voce del popolo erano gli unici periodici che arrivavano a casa mia quando io ero bambino. Mia mamma faceva la collezione di tutte le riviste di madre alla quale si era abbonata quando si era sposata nel 1931, e per la voce del popolo ogni settimana la vedevo e la leggevo, e ancora adesso ricevo la voce del popolo, gentilmente mi è inviata e la sfoglio e la vedo sempre con piacere, perché mi porta un po' di aria di Brescia e mi permette di seguire gli avvenimenti della diocesi. Mi permette, leggerei anche la dedica. Sì, sì. Roma 10-10-93 a Sua Eccellenza Monsignor Re, eccezionale diplomatico, valido alpinista, amico degli alpini. Forse più alpinista che diplomatico. Beh. Diplomatico. Amico degli alpini e è della vero. Montagna della Zabello. Auguro che l'omaggio di questo mio modesto lavoro, la spiritualità della montagna che ho avuto l'onore e la gioia di dedicare ed offrire al Papa Giovanni Paolo II, alpinista, escursionista e sciatore, favorisca un approfondimento dell'amore alla montagna come scuola di fede e di vita, e sia di stimolo a difendere e diffondere questo grande ideale. Con devozione e riconoscenza, nel ricordo di un incontro alla Lobby Alta il 16-7 dell'88 e a Roma il 9-10 del 93. La celebrazione, nella splendida chiesa dei Padri Filippini, gremita dai bresciani e tradizionalmente a loro cara, qui hanno vissuto padre Caresana, da qui sono passati Marcolini, Bevilacqua, Cistellini, avviene nella giornata delle comunicazioni sociali. Della diocesi di Brescia. Monsignor Re, come già abbiamo sentito, afferma che le comunicazioni sociali hanno avuto un ruolo decisivo nella evangelizzazione. Oggi si deve investire di più in persone, cultura,
affinché tramite questi potenti mezzi si possa affrontare la sfida del terzo millennio. Ed è legittima fierezza quella che vi ha indotti a dare risalto a queste... In conclusione, dobbiamo rilevare la diffusa soddisfazione dei pellegrini e degli organizzatori. Cosa ne pensi di questo pellegrinaggio? È stupendo. È la prima volta che vedeva il Papa? E questo no, a Brescia nell'82. È stata una cosa meravigliosa. Sono venuta ancora a Roma, ma come quest'anno non l'ho mai trovata così bella. Buono, buonissimo, una cosa meravigliosa. È stata una bellissima esperienza e mi è restato molto impresso il Santo Padre, un po' stanco. È rimasto soddisfatto della risposta dei bresciani a questo pellegrinaggio? Sì, direi moltissimo, anche se teniamo conto del breve spazio di tempo con cui il pellegrinaggio è stato organizzato. Si aspettava così tanti o forse un po' di meno? No, pensavamo di arrivare come massimo a 1 miliardo di persone, quindi abbiamo dovuto nelle ultime settimane raddoppiare il nostro sforzo per poter accettare tutte le domande che ci sono venute. Piccoli lati negativi che ci sono stati, se ci sono stati? No, direi proprio di no, se il maltempo del giorno di trasferimento del venerdì, che non è imputabile a noi, a nessuno dell'organizzazione. Per il resto possiamo proprio dire che uno dei pellegrinaggi meglio riusciti, senza nessun lato negativo. In conclusione, il nostro centro di produzione informa che sta preparando una videocassetta completa delle 3 giornate, con il contributo delle riprese effettuate anche dalla televisione vaticana, che permetteranno una visione dell'udienza papale unica. Vogliamo così fare un servizio completo e qualitativamente e professionalmente ineccepibile. Il tutto sarà pronto tra una decina di giorni.